Tiziano Tresanti di Airpim. Abbiamo chiamato questo spazio Innovation Time. Introduco sempre in questo modo, sempre uguale. I nostri ascoltatori saranno mai stufi di sentire in un momento di sospensione un'accelerazione verso l'innovazione e la digitalizzazione. Quindi un primo commento da chi si occupa proprio di information technology a più livelli. Sì, allora siamo sicuramente, come sappiamo tutti, rinchiusi, non abbiamo più accesso come era prima alle relazioni, perciò qui è il punto focale dove l'Italia può recuperare spazio, ovvero digitalizzandosi di più, facendo quel salto tecnologico che è sempre stato rimandato in gran parte, che permetterà alle aziende di recuperare molta competitività. Sicuramente le attività chiuse questi 1 o 2 mesi che ci separano da vita precedente dovranno servire per rimetterci in forza, esprimere nuove energie, nuove sinergie, puntando tantissimo sulla digitalizzazione e l'innovazione di processo. Ecco, il fatto che abbiamo parlato molte volte in questi mesi di conoscenza di ecosistemi da mettere in rete, per cui esseri umani che devono cambiare un po' anche i modi di approcciarsi e di lavorare alla fine, che questi siano utility in industrie private o pubbliche amministrazioni, c'è un cambio culturale enorme da portare e da introdurre in qualche modo. Sì. Quindi, diciamo, velocizzare un processo del genere rispetto a un fatto culturale che in genere porta molto tempo, come dire, ha bisogno di molto tempo, sta in questo gioco, credo, il momento da rivedere, su cui riflettere. Ecco. Sì, sicuramente parlavi giustamente di ecosistema di relazioni, no? Allora bisogna ricostruire attraverso, diciamo, dei pannelli, delle modalità tecniche, che non è solo la videochiamata, come viene chiamata adesso, per fare lo smart working, non è sufficiente. Smart working è un concetto molto più ampio, è una modalità di coordinarsi a distanza. E modalità di coordinarsi a distanza non è che chiamando più volte ho risolto il problema, c'è bisogno di degli strumenti di supporto, sia tecnici sia culturali, di modalità di preparazione anche. Per esempio, non so, all'estero di solito le riunioni durano qualche minuto, in Italia sappiamo benissimo che le abbiamo sempre fatte durare ore, certo, dopo non avere una sintesi. Mentre qui, sicuramente lavorando a distanza, dobbiamo metterci un concetto, un ordine di idee, di dire ragioniamo obiettivi, ragioniamo a stati di avanzamento, codifichiamo i processi e più ci mettiamo sempre la nostra creatività, ovviamente. Assolutamente. Quindi dici un approccio diverso appunto all'utilizzo dell'IT, soprattutto che arriva da competenze che in Italia ci sono. C'è una filiera di professionisti che non sono nelle big company, ma anche in tante medie imprese importanti, che comunque possono cambiare davvero un po' il corso delle cose, soprattutto in questo momento che ha bisogno di un'accelerazione. Assolutamente sì. Ricordiamoci che tante teste sono andate all'estero per un motivo chiaro, perché qui non riuscivano a svilupparsi, però qualche testa è rimasta anche in Italia, e basta vedere, per esempio, non so, il ministro o meglio era presidente dell'Italia Digitale, no? Piacentini, che era il numero 2 di Amazon, dopo andato via, ovviamente, no? Cosa vuol dire? Che all'estero c'è la possibilità, qui no. Adesso che che è entrato questo virus, dovremo rimboccarci le maniche e velocemente fare tutti quei salti che abbiamo perso negli anni passati. Io dico, il governo italiano dovrebbe fare una politica di incentivazione delle PMI, delle piccole e medie aziende, dell'information technology, a far sì che vendano, producano il proprio know-how, il proprio software a disposizione delle aziende e della pubblica amministrazione, eliminando tutto quello che è diciamo una limitazione. Mi riferisco, insomma, all'anno scorso che hanno fatto una regolamentazione che di fatto
incentiva solo le big company straniere a vendere prodotti e servizi alla pubblica amministrazione, mentre tutti gli altri piccoli non potranno mai vendere, perché c'è un protocollo da rispettare, e venga il protocollo, ma dall'altro devi anche permettere di facilitare lo sviluppo del mercato interno, certo, e non solo importare prodotti e servizi dall'estero. Qui ci sono le competenze. Questo è interessante il fatto di passare da una PMI, che è quella che ha tenuto in piedi il paese storicamente da un punto di vista del manufacturing, a invece una PMI molto molto innovativa, quindi sì, un passaggio interessante. Sì, infatti diciamo anche qui è sempre il manifatturiero, però dei bit, mettiamola così, tutta la meccatronica. Noi siamo fortissimi come Italia sul discorso dei macchinari. I macchinari tipicamente sono controllati da dei microcontrollori o PLC. Adesso su quella cosa lì noi possiamo innestare tutta l'information technology di ultima generazione, che permette di facilitare lo scambio di dati, di informazioni, dunque tagliare tempi, costi. Una battuta, chiaramente qui si recupera tre cifre di PIL, no? Mezza, insomma, se si vuole ovviamente. Ti ringraziamo Tiziano, ci aggiorniamo tra qualche tempo vedendo un po' l'evoluzione di quanto abbiamo detto, quindi ancora grazie e a presto. Arrivederci, ciao. Grazie a te.